Ciao Grigliare Duro Crew! Oggi vedremo come fare il pulled pork sul Kamado in 5 semplici mosse. Trimmare, insaporire, affumicare, mettere in foil e pullare! Adesso le vediamo tutte nel dettaglio. Per prima cosa bisogna pulire tutta la carne e renderla omogenea, quindi rimuovere tutto il grasso superficiale e tutti questi lembi che in cottura altrimenti brucierebbero. Questa coppa di maiale si è trimmata che è un piacere, guardate che bestia, 4 kg di pura violenza da pullare. Sicuramente la scelta della carne è importante, non deve mai essere sotto i 3 kg, altrimenti non è carpaccio ma ti diventa secco. La scelta della coppa è la scelta più semplice perché il risultato con i nostri 5 passi è garantito. Per l'insaporimento potete iniettare la carne con un po' di brodo, altrimenti prima cosa, asciughiamo bene la superficie, al volo! E poi una bella spalmata d'olio, così da far aderire bene le spezie e soprattutto da far sfrigolare per bene la superficie della carne e creare il nostro bark croccante. Flavor by Grigliare Duro in abbondanza, perché saranno proprio le spezie a creare il nostro favoloso bark. La cosa bella del Kamado è la semplicità di utilizzo e soprattutto quanto è facile gestire il carbone. Noi quando dovremo andare a grigliare non dovremo far altro che riempire la camera col carbone necessario e nel caso dell'affumicatura aggiungere la legna. Per affumicature lunghe come pulled pork e ribs, allora andrò a inserire la mia legna, ricoprirla con ulteriore carbone per poi posizionare altra legna nel punto centrale che andrò ad accendere. Con un accenditore elettrico andiamo ad accendere la parte centrale del nostro carbone. È molto importante in un Kamado evitare di rovesciare la ciminiera accesa dentro al braciere, perché lo shock termico potrebbe rischiare di crepare le pareti in porcellana. Quindi l'accenditore elettrico è il modo migliore, più sicuro, per accendere un Kamado. Questo cestello è il cuore del nostro setup, quindi comodamente lo si va a posizionare nel suo vano e a questo punto io posso decidere di mettere i deflettori, uno o entrambi. Sto preparando il mio setup per la cottura in diretta col Kamado e siccome la coppa è laida e io lo so che piange sugna e non mi piace molto pulire, ci metto anche una bella vaschetta così mi raccoglie tutti i succhi. Fase 3, affumicatura. Altro che palestra ragazzi, coppe da 4 kg, sbam! Adesso ci vediamo tra un paio d'ore, non ci interessa della temperatura in questa fase, noi vogliamo che si crei quella crosticina croccante che ci piace tanto. Il profumo che esce è fantastico. Allora andiamo a scoprire le meraviglie del nostro pork. Wow, perfetto, sono passate circa un paio d'ore e quello che a me interessa è che si sia formato il bark. Vedete che col dito non porto via il rub? Adesso che ho questa crosticina, non me la toglie più nessuno. Quindi, fase 4, andiamo in foil. Ovviamente ho recuperato anche la vaschetta con la sugna, perché qua ragazzi del pulled pork non butto via niente. Metto nella vaschetta e chiudo con la stagnola a doppio strato. Ora la temperatura, anche se in questa fase non ci interessa, si aggirerà tra i 55 e i 65 gradi. E adesso lo rimettiamo a farsi coccolare dal nostro amico Kamado. A dopo! Allora, sono passate altre 5 ore, quindi 7 in totale. Andiamo a vedere a che punto è il nostro amico. Ora, questa è la prova più importante. Più che la temperatura, che mi aspetto che sia ben superiore ai 90 gradi, deve entrare senza fare la minima fatica, è come una nuvola. A questo punto gli diamo un paio d'ore di riposo in modo che tutti i grassi vapori all'interno di questo cartoccio si riassorbano dalle fibre del pulled pork. E adesso fase 5, quella più bella di tutte, quella che dà più soddisfazione, andiamo a pullare. Ovviamente sono strettamente indispensabili gli artigli, perché ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Entrate con me dentro al pulled pork. Oh sì. Ragazzi, questo potrebbe essere il momento più bello della vostra giornata. Voi che tornate a casa col vostro pulled pork in rest, pronto per essere pullato.
Cioè, guardate come si sfalda, che godore! Ma non è mica finita così, eh? Perché tutti i succhi che ha rilasciato durante la fase di foil, sapete che noi siamo laidi, li rimettiamo tutti insieme, una bella mescolata, e siete pronti per il vostro paninazzo. Belle gli artigli, eh? Ma nulla è come sporcarsi le mani. Succosissimo, morbidissimo, super camado, non l'abbiamo praticamente guardato. 5 semplici trucchi per fare un pulled pork perfetto.